Ma ciao ragazzi, eccomi qua un'altra volta. Oggi vi faccio una ricetta dolce, la ricetta più virale di Instagram, proprio che ha fatto milioni, trilioni, pianeti, ha girato il mondo, ha girato tutto, ha fatto milioni di visualizzazioni, ovvero i cantucci di Prato. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate un bel like perché mi fa piacere e perché boh, non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, prendete nota, scrivetevi le dosi e riprovatele a fare a casa. Allora, 400 g di zucchero, 600 g di farina 00, 16 g di lievito per dolci, 110 g di burro, 220 g di mandorle, 4 ova. E non è troppo lo zucchero, non iniziate a dire oh, 400 g di zucchero, e non è che mangiate 100 biscotti, ne mangiate 3 o 4. Quindi ragazzi, con la glicemia state tranquilli. Per fare questa ricetta potete usare o questo aggeggio qua, oppure se non ce l'avete prendete direttamente una ciotola e fate prima. Ciotola, iniziamo. Zucchero semolato, burro, temperatura ambiente, 4 ova. Con un cucchiaio andate a amalgamare leggermente. Andiamo a fare una bella crema di uovo, burro e zucchero. Dopodiché andiamo ad aggiungere le polveri, quindi la farina, il lievito e le mandorle. Farina, lievito per dolci e infine le mandorle che prima le ho fatte tostare in forno 5 minuti a 200 gradi. Andiamo ad amalgamare prima col cucchiaio, dopodiché andiamo con le manine. Accendiamo il forno, mi raccomando, 180 gradi, cottura ventilata, mi raccomando. Iniziamo a lavorarla con le mani come se fosse una frolla. Adesso si rovescia tutto sul banco e andiamo a mano. Come vedete si sgretolerà un po', ma fra pochino diventerà una bella palla omogenea. Già fa un profumo, ragazzi, fa paura. E poi vi do un piccolo consiglio: se volete, ce l'avete, una bella grattatina di limone ci sta bene, mi raccomando, buccedibile. Ci siamo, guarda che palla, ragazzi, guarda che palla. Mi sono un attimino messo un po' di farina nelle mani per pulirmele. Adesso, oh, ragazzi, Marisa, andiamo a fare i pisellotti. Se si rompe qualche mandorla, fa niente. Devono essere lunghi, ma non troppo stretti. Badavellini. Tanto poi in cottura gonfiano. Teglia, carta da forno. E andiamo a ritagliare. Si mettono in teglia. E vai. E così fino a completamento della teglia. Mi raccomando, quello che vi consiglio io è di non metterli troppo vicini, perché in cottura poi sennò si appiccicano. Togliamo il banco, dopodiché si spennella col tuorlo e zucchero. Adesso, i cantucci sono qua. Ne vengono un bel po', quindi se ne volete fare meno, dimezzate la dose. Prendiamo i tuorli. Gli albumi non si buttano via, si tengano, ci si fa i dolcetti. Oppure i pancake protein. E andiamo a spennellare i nostri cantucci. Così vengono belli dorati, E sicuramente sarà un bel aggrappante quando ora ci vado a mettere lo zucchero. Zuccherino sopra, così caramella e viene quella crosticina meravigliosa. Volendo qui potete metterci anche lo zucchero di canna, o se lo volete più aromatico anche un muscovado, ci sta bene. In forno, 40 minuti, 180 gradi ventilato, Vieni qua, accidenti, vai. Si chiude? Chiudiamo. I cantucci si inzuppano nel vinsanto, ma le inzuppate voi, io il vinsanto lo bevo, io ci faccio una bella glassa al cioccolato fondente da inzuppare. Adesso vi faccio vedere, facilissima da fare, la potete fare in 5 minuti, 200 grammi di cioccolato fondente extra. Andiamola a scagliare. Guarda lì che spettacolo, una cioccolata! Piccolo pentolino, mettiamo il bagnomaria. Acqua a bollire, pentolino di vetro, cioccolato. Tanto per non farci mancare niente, una bella noce di burro, circa 50 grammi. E la facciamo fondere, la facciamo sciogliere dolcemente, deve essere una crema. I cantucci sono pronti! Guardate che spettacolo! Profumano, ragazzi, che non ve lo dico. Spero che vi arrivi anche là dentro il profumo, ma sono veramente buoni. Iniziamo a tagliarli, guardate che belli. Oh, come bruciano. Tagliateli con un coltello a sega alla mafine, mi raccomando. Cioè, guardate che bellezza, guardate che bellezza. Ma pratiche! La cosa importante è tagliarli prima che si freddino, perché sennò poi non li tagliate più, mi raccomando. E adesso gli ultimi 5 minuti di forno a 180, così si seccano un po', si biscottano.
Oh, mi raccomando, se la ricetta vi sta piacendo, ditemelo, fatemelo sapere iscrivendovi a questo canale, mettendo like e commentate, mi raccomando. Fatemi sapere la vostra. Quando il cioccolato è sciolto, panna. Andiamo a mescolare la panna con il cioccolato fuso e il burro. Guarda che crema, che glassa, che spettacolo, ragazzi. Che goloso. Ho capito che è pronto! Cantuccini pronti, guardate che profumo, ragazzi. Mamma mia. Cioccolato. E adesso i nostri cantuccini, guardate là. Non sapete che vi state perdendo, ragazzi. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e mettete un bel like, mi raccomando, eh.